Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro Silver e dal nostro Silverius, che in vostra assenza, sto furbacchione, io lo so che l'ha fatto, quindi adesso ve lo spiffero, è andato a spendersi le runelle per comprarsi le pietre da forgiatura e ha potenziato l'arco, quello che ha sulle spalle. E niente, direi di provarlo con dovizia di particolari. Vediamo un pochino. Tanto lui è un simpatico bersaglio mobile. No, 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 non Kung Fu, non Kung Fu. L'arco, l'arco. Ciccio, l'arco. Ecco. Comodo. Rapido. Incisivo. Divertente. Però quattro frecce per far fuori un minchiauro. Vabbè. Sì. La mira non mi fa difetto, eh. Dikene, dikene. A volte non c'è la Diken, stavolta la Diken. Allora, se non ricordo male, dobbiamo tornare su. Quindi andiamo a prendere il scensore. Ho acceso la luce, no, accendi la luce, acciappa la luce e scendila. Impivala. Andiamo a completare il giro di perlustrazione perché di cose belle, di cose buone ne abbiamo da acchiappare un sifonaio. Allora, dobbiamo andare verso gli Scorpions. E poi vireremo verso gli Earth, Wind and Fire, qualcosa del genere, no? Questo che passa la play. Ah, è vero che dobbiamo ricciucciarceli. Sobri. Sobri e sorbilli. Non c'è niente da fare. L'onda cosmica qui è di un comodo che non ve lo immaginate. Allora, laddove tribulai come un matto è perché io saltai qua sotto, non so per quale motivo, non presi la porta, vigliacca la boia, non me lo ricordo proprio. So di averla mancata e qua è un luogo anche bello importante, perché vedete che qua c'è un bozzolo bitorzoluto da cui è fuoriuscita una nespola e una nestola. Quanto fate male? Io mi dimentico alle volte che siamo in NG+, in NG+. Banzai! Aspetta un po'. Aspetta un po'. Lo sai, oh. Bello imbricarsi in questi anfratti infrapposi. Allora, ecco cos'è stato. Io avevo tentato di salire di qui e guardando gli oggetti non avevo proprio visto la porta, è vero, me lo ricordo questo, che quando la rividi tirai delle paroline poco consuete, e soprattutto poco mansuete. Lascia fare. Allora, dicevamo, come vedete là c'è una bella crocella di Michella. Un moschifo. Ecco qua, così chiappiamo uno e chiappiamo due. Il fungo della mosca è il parassita, quello che fa diventare carte moschicidi. Vediamo che ci si ingigantisce anche nella sofferenza, qualcuno esplode, insomma è una trasmigrazione di dolore e malanno, non è prettamente una bella cosa. Allora, raccoglio oggetto, che non ci serve già più. Tocca la croce, parole incise si fondono. Qui abbandono il mio braccio mancino. Quindi, cioè, Michela si è proprio spogliato della propria stessa carne. O Michela, perché è gentil Michela, non Michela. Allora, prendiamo questo, bouquet essiccato. Molto interessante il potere del bouquet essiccato perché in combo con un paio di ceneri dà il meglio di sé. Vedete che qua c'è un bel catino e vediamo che ci sono queste belve crogioliche molto interessanti. Hanno dei lineamenti che ci anticipano un pochino la situazione perché sono sia leonine che serpentine al tempo stesso. Sono molto affascinanti secondo me. Allora, in effetti quasi quasi, vabbè che tanto uguale. Sono tante, sono brutte, sono cattive,
perché fa sempre tanto schifo. Il problema è quello, il problema è lo sbratto. Ah, ma scusa Silver, ti sei fatto l'arco? Inarcati, così vediamo un pochino come come funzia. Ah beh, c'è una bella gittata, però ciuccia frecce e consuma un botto di mana con fischio. Però hai capito qual è il vantaggio? Che aggra all'infinito praticamente. Vabbè, in realtà non mi frega che aggri all'infinito, perché la mia intenzione è malaugurante e maleodorante nei loro confronti. Ok, certo che io avessi ciuccia pozzato prima di scendere non avrei fatto una roba proprio stupida, Ho ancora l'arco equipaggiato, vero? Vero? Oh! Non riesco a liberarmi dell'arco! Aiuto! Almeno il QG sì però, C'è niente da fare. Il QG resta la miglior soluzione per tutte le cose. Cioè, una sera hai degli amici a cena, non sai cosa preparare? Kung Fu, quando arrivano li meni, li stendi, li fai svenire, così loro non devono cibarsi. Non so in cosa si sia imbricata questa, ma vabbè, e quindi risolvi il problema della cena con Kung Fu. Non ti parte la macchina? Kung Fu, gli dai due colpi di Kung Fu, continuerà a non partire, ma ti sarai sfogato il nervoso. E tanti altri consigli che non seguitemi perché è meglio, date retta. Qua continuiamo a trovare funghi. Come vi ho detto, qua il problema è che i funghi si trovano mal risolto, no? E sì che c'è anche già la bella broda pronta, Era comodo, vabbè. Aio! Ma ti pare il caso? Essere bislacco? Allora, se non ricordo male, vabbè, c'erano i due nella galleria là sotto, che stavano là a cincischiare e menare il pifero. Ah, sono usciti, bene, bene, quindi ce n'è solo ancora uno, ma è il più bastardo di tutti, perché la prima volta che lo vidi mi fece ciappare uno sciupun, che era questo qui, che mi saltò fuori all'improvviso, solo che io ero salito dall'altra parte e mi era salito in faccia, mi era venuta tipo la mosca al naso, no? Solo che vi lascio immaginare il naso, è questo il problema, il naso! Guarda, è una scala, prendila, bravo, bravo. Occhio che sopra c'è gente veramente mellifo, e sono in due. Uno è lì e uno è là. Poi c'erano anche qui e qua. Ma... Ah, ecco, sì, ho fatto il Kung Fu e polaretto, Sono tornato ad avere il Kung Fu polaretto, in modo che l'arte del surgelamento... con quattro pugni in padella e due nei reni, cioè è caduto di faccia sulle scale nello sbratto, è caduto in piedi, però non sa cosa lo ha colpito. È la sacra arte del Kung Fu, che è lo Kung Fu Ze, questa va capita. Allora qua, se non vi offendete, siccome io conosco i miei polli e sto tizio mi ha messo non poco in difficoltà. Dove sta? Scusi, lei ha visto il tizio che mi ha messo in difficoltà? Eccolo, eccolo, è lui, lo riconosco. Il maledetto bastardo che mi ha messo in difficoltà. E ve lo spiego poi perché mi ha messo in difficoltà. No, non immaginate nemmeno quanto male faccia. Ah, ecco, giustissimo, di giustezza. Ma credo che ora ve lo immaginate quanto male faccia, Lui veramente mi aveva messo in difficoltà, lo ricordo, proprio con piacere, no? È uno di quei momenti che dici, ma dai, sì, ricordiamocelo con piacere, e se non te lo ricordi, te lo ricorda lui. E stranamente, più avanti, se ne incontrano ancora, nessuno mi ha messo in difficoltà quanto lui. Nessuno di loro, e non... Penso che sia overpowered rispetto ai suoi cloni.
Magari sono io che sono un figufo della Ghisolfa, no? Non lo so. Molto probabile, molto probabile. Perché voi siete memori del fatto che io coi crogioli di pane e robe simili abbia sempre avuto un po' di mestizia, poca dimestichezza e un po' di stomachevolezza anche. Vabbè. Ah, però mi conviene fare di qui. Certo, così evito tutto il moschito. Però ci sono gli uccelli. Vabbè. Da qualche parte dobbiamo buscarle, no? E chi sono io per non buscarle nel secchiolo? Bravo, grandissimo, ma tu non ti ricordi che io possiedo l'arte del Kung Fu? Scusate per un secondo, potrei, vorrei ma non voglio, quindi non lo farò. Tanto, voilà. C'è sempre modo di farsi far del male. Vediamo se riusciamo a backstabbarlo. Vediamo se riusciamo a cascare di sotto e doverci rifare tutta la strada. Sarebbe bellissimo, lo immaginate? È successo per davvero. Beh, che schifo. Vuoi che io credessi che tu eri lui e lui ama lei? Ecco, così ci togliamo lo sfizio di fare il giringirello, che come vedete, come potete testimoniare guardando anche dietro i cunicoli, non c'è niente. Allora, facciamo così, tac tac, ciapali e ciuccia, salve, salve, buongiorno. Come vedete si può ampiamente lasciare, eh? Io giustamente non l'ho fatto perché era giusto che voi videste con vostri occhi tutte le perigliose avventure del nostro Silverius, quindi diciamo che almeno al primo passaggio, se non strettamente necessario, non si lascia, anche se sapendo a cosa andiamo incontro, ogni tanto si potrebbe, si vorrebbe. Burchiello di Somaro. Mi spiegate per quale stupida leggenda metropolitana, quando io sto giù, lui sta su, quando lui sta su, io sto giù, e quando quello mi vede, si caga, si nasconde, scompare. Tanto, gli item magici che tu nascondi a me non mi servono più. Allora, facciamo così che ci prendiamo il balsamo. Curiamoci che non si sa mai. Ma dove cacchio sta? Cosa? Sei così pellegrino e ramingo? Vediamo se riusciamo a colpirlo due volte e non farci colpire soprattutto. E ciapali! E no, stavolta ho ciucciato io. È un po' per uno, quanto è veloce. Qua serve solo un'arma veloce. Ah, che coturia. Poi per forza che sto veramente un drocchio, perché è proprio un drocchio lui. Sì, devo prepararmi questo più che altro. Questo drocchio ci stiracchia. Perché è un listofante. Allora, tanto qui vicino c'è la grazia, eh. Sarebbe stato meglio ci fosse della grappa, però non si può aver tutto della vita. Ok, cerchiamo di obliterarli con gioia, perché poi sennò rimontano pure loro come la peperonata. Quando saremo al piano di sopra, il piano di sopra c'è un po' pieno, c'è un po' traffico. Oh, quanta bella roba, mi ero dimenticato che a tirar su Arcano, anche se l'ho fatto apposta. Allora, come vedete, c'è gente in forti, un paio sono un po' più grossi di altri, quindi sempre bene, ecco, andare a perpendicoli con gli ammenicoli bargigli, belli fieri. Non si è neanche mosso, e questo è il potere dell'armatura che indosso, perché limita l'aggro. Figuratevi quelle cose che ci aggrano da paesi lontani, figuratevi se non avessi l'armatura dei neri coltelli. Voilà. Tra l'altro, scusate la voce, ma non so come ho potuto in questi giorni caldi prendere una botta di freddo e quindi sono un po' raffreddato. La voce nasale, in questo gioco pieno di dita, il naso è un argomento delicato. Ah, ecco, si poteva scendere anche da lì. Avevo avuto anche appunto il suggerimento dalla regia. Lasciatemi sbirciare. Ok, non c'è niente.
Il bello di Elden Ring nel DLC è che è pieno di anfratti inutili, in cui perderai molto tempo a far cose che non servono un cacchio. Allora, qua sotto era dove c'erano gli scorpioni, ci sono ancora un paio di tizi, di quelli incazzosi che ti passa la voglia. Ecco qua. Scorpioni appesi. Avete capito che giustamente siamo nella torre d'avvitamento. E ricordatevele queste strutture perché ne rivedremo. Se le rivedremo. Ok. Eccolo là. Quanto sei pugnace, eh? Ti era mancato il QQ a sorpresa, fra l'altro. Là. Che bello quando voi non mi fate più paura. Tra l'altro loro sono fisicamente molto, molto simili agli araldi del corno che troviamo decapitati con le ceneri in mano, sembrano essere i loro custodi. Chissà cos'è che scinde una cosa rispetto ad un'altra e per quale motivo c'è. Ma scusate, l'avete visto anche voi scomparire, era un coltello da lancio, qualcosa del genere, ma nessuno. Chakram Dalama di Sventura? Questo non credo di averlo avuto. Avevo un chakram, ma forgigrafato lì, così poi vi spiegherò anche quello. Eh no, questo è nuovo. E questo è fico. Vabbè, questo l'ho potenziato assai perché ha una peculiarità bellissima. Ma ne parleremo dopo. Questo causa sanguinamento e diventa tremendamente più interessante. Questo potenziato deve essere devasto. Arma delle lame di sventura mascherate. Lama rovesciata circolare il cui bordo affilato è a forma ondulata, disseminato di punte che favoriscono il sanguinamento, ma nella frase non ci sono virgole. Un gruppo di asceti la usava come oggetto rituale in danze di autoflagellazione nella speranza di elevarsi a divinità tutelari. Vabbè, quindi molto simile. La descrizione che cercavo. Perché giustamente io andavo per ipotesi, perché giustamente non avevo ancora avuto questa. Va bene, quindi loro erano asceti, quindi miravano all'ascensione, però non ce l'hanno fatta, non ci hanno creduto abbastanza. Allora, perché qua c'è il cornicius rotto, non c'è niente di interessante lì sotto, vero? Vero. Eccoci qua, grazie. Guardate, voi non lo avete ancora notato, ma ci sono tutte e tre. Grazie. Perfetto. E la prendiamo subito, così, giusto per impinguarci e rimpimparci le pimpoline. Che bel panorama. Non si va da nessuna parte, eh? Grazie. Graziella. Grazie. Godetevela, ragazzi. Godetevela, se non l'avete mai vista, godetevela. È uno dei momenti più wow. E farà tanto male. Tanto male. Oh, horn-decked beast from higher sphere delivered. Take root inside the tower sculpted keepers. And perched within. We beg of thee, rise. E non è manco la cosa che fa più paura del sì. Dance and cavort, cleanse all, the low wit, cruelty, woe, and those who plague the tower. Cleanse away the strumpet's violence. Cioè, hanno letteralmente innestato questa maschera da belva crogiolica cinese. È stupendo come estetica di boss, credo che sia uno dei miei preferiti di sempre, di qualsiasi gioco. Vediamo un po' da soli come è.
con cui più. Magari però la pozza che mi riparava il danno. Ok, ha una bella telecamera, si godicchia, devo dire. Ok. Ha proprio 4 di spade mi ha messo, eh. E questo. Quando io vi ho detto prima che si sarebbe passati dagli Scorpions a Earth, Wind and Fire, io sapevo cosa intendevo, voi no. Facciamo un cacchio e un puccio di secchio. Benissimo. No, è la telecamera che mi sbalordisce parecchio. Mi lascia molto confuso. Poco felice, ma. Oh! Si può. Ah, mannaggia, non sono riuscito a vedere se c'era un essere fisico dietro il crapon. Mannaggia il pupazzaggine. Come vi ho detto, ragazzi, almeno un paio di try a secco li faccio, poi si va di lacrime, pistufoli, garofani, cinza allegre, queste cose dovrei ricordarmi di usarle fuori, non dentro. Ecco. Sei un Mulinex, sei. Ah, ok, la piroetta è doppia. Sì che ero sicuro di aver rustolato in tempo. Guardate quel 2 di danno che facciamo con l'armatura del rovo, è proprio la gioia di una scelta fatta con dovizia. Ok, è diventato il surgelamento. Eccolo lì. C'è un bel range però, ragazzo. C'è un bel range. Ecco, e qua cambia l'elemento e questo spiega. Aglio. È un ragazzo al fulmicotone, eh. Non sono riuscito a ruzzolare come un balenottero. Via, via, via. Mi prende, lo sapevo. C'era il muro dietro le mie spalle, vero? Infatti. Avevo preso le misure al boss ma non all'arena, è stupenda come cosa, dà molta soddisfazione. Ragazzi, sapete che c'è? Io ve lo dico, io me lo faccio ancora un giretto a gratis, mi diverte un sacco, è una boss fight bellissima, non ce n'è di palle, veramente. E non ho intenzione di mettermi a cambiare amuleti o robe simili a ogni fight, eh. Cercherò di stare schiscio. Accidenti, accidentato. Vedete, stavolta l'ho fatto una volta solo il girello, quindi è un pochino random in quel senso. Kung Fu è tanta roba, eh. Ah, si è stornato! No, quanto poco rimane! Ci rimane troppo poco. Eccolo lì. Fulmine pericoloso per noi. Non riesco a capire un cacchio se ci prende, se non ci prende, se lo manchiamo, se gli manchiamo noi. Gli sta masticando, vero? Vero? Sì. Però, oh! Fino adesso ogni passaggio è andato un filino meglio. Sono veramente contento. Questa è una boss fight che può. Ecco, la differenza enorme con questa boss fight e la boss fight finale. La boss fight finale è frustrante. Questo è divertente, è un macello perché la telecamera veramente è fastidiosa, senza il lock sul drago cane schifo non riuscirei neanche a prenderlo in considerazione, mi sono dimenticato di nuovo sta cosa. Come vedete me ne frego anche delle rune abbastanza perché tant'è. Sarebbe stato bello se fossi riuscito
nell'intento di slacco prima di... C'è questa cosa di partire veloce ed arrivare lentissimo che mi confonde un attimo, ma sono partito con quello dello sbagliato a non ciucciarmi la pozza, basta, ho continuato a pensare alla pozza. Concentrazione, respiro profondo, un attimo di silenzio, ok, fatto. Avevo paura partissero rumori poco felici, ma che mai, il nostro Silveri, cioè, è abbastanza aggarbato. Silver, avevi detto un tentativo solo, frega niente, mi sto divertendo, quando mi ricapita. Divertiti un po' più lontano dalle sue fauci. Quanto è armonioso, indemoniato ma armonioso. Sì, sto parlando bene di te e tu mi fai tutti sì, ma cattivo. Ho appena finito di dire che era andata sempre meglio. Vacca vigliacca. Vabbè, mancano 33 minuti e 35 secondi alla fine del video, quindi chi mi può impedire di fare ancora un try a Van Verozza? Cerchiamo però di prenderlo bene, non alla cazzona. Su. Niente, oh, il primo non riesco a schivarlo praticamente mai. Non che con gli altri vada meglio, però. Ecco, ma proprio subito. Vabbè, qua c'è poco da fare, ma ti mastica talmente che masticazzi. Vabbè, basta. Dai, se no stiamo qui veramente. È durato. Questo 3 è durato 23 secondi. Oddio! Dai, facciamolo serio e buonanotte. Diciamo che sta manto rotto qui. Tra l'altro riflettevo guardando le armature mentre sistemavo l'inventario, perché ho venduto qualche doppione, e quanto sono le casate di Harry Potter, manto rosso, tipo Grifondoro col leone, il cuculo corvo nero, insomma ci siamo capiti. C'è molto anche serpe verde in giro, come lo testimonia anche il mio scudo. Allora, questa, poi prepariamo questa, dovrei equipaggiare robe da lancio, però vabbè, adesso non voglio nemmeno esagerare. Ecco qua. Vediamo un po'. Bene. Già non essere completamente il centro della tua attenzione. Ah, il bouquet essiccato è praticamente un talismano che aumenta l'attacco per 30 secondi, mi sembra, per ogni alleato che muore quando si usa la cenere e via dicendo. Se invece di usare la lacrima riflessa si usano quelli che sono tipo in quattro come i lupi o gli scheletri che addirittura risorgono, riuscirò a approfittare dello stunnaggio tibio. E insomma, se si opta per quelli che risorgono, ogni volta che muoiono e risorgono avete un boost del 20-25%, che mi sembra una roba a dir poco enorme. Io screanzato. Lancio pure i pugni dalla bocca. È tornato a vento, non fa il gelido, non fa la sua gelida. Aia, questo ha fatto male, questo ha fatto molto male. E come vedete adesso osa anche di più, grazie, loro ci stanno per fare. Tra l'altro ammazza Freya, quanto non è fresca, ma tutta l'insalata. Oh, la sua gelida mamina. Ha già pensato. Che pezzo di cerco. Il vero mangiacerco è lui. E poi ci sono sempre le cose che non sapete,
che saprete più avanti. Come detto, non vi voglio spoilerare troppo. Ah, qua addirittura tre pirlate ha fatto. Brava, brava. Brava bestiola. Sarebbe dopo riuscire a mettere la nanna prima di morire, perché sai, se muori poi non la metti più la nanna. Ecco, nel gelo. Nel freddo al gelo, con un colpo lacerante di gufo gelido. Ecco qua, leggenda abbattuta. Rimembranze del leone danzante. Stupendo. E qua, chiaramente, si raccoglie la testa di Belva Divina. E qui. Cambia un po' tutto il discorso. Allora. Grazia. E questa grazia esibisce una bella novità rispetto alle altre grazie. Ossia, ci guida. E questa cosa è strana. Ok? Possiamo tranquillamente prendere l'ascensore qui, salire, perché tanto è un vicolo cieco, ve lo spoilerò addirittura, che poi ti viene da dimenticarti di usarlo, però in futuro questa strada serve, però ti viene da dimenticarti di usarlo, perché alla fine dove ti porta questa strada più o meno ci arrivi in altra maniera, quindi vabbè, diventa una shortcut, ma non è più né una via d'andata né una via di ritorno, è solo una cosa che ti può venire in mente. E allora, tac, andiamo a prenderci le cose inutili. Qui sotto non c'è assolutamente niente. Solita musica iper solenne, solito scenario imbarazzante per quanto bello. E ve lo dico, non è cenere, non è polvere, è sabbia. Qua il tempo domina, eh. Voilà. Oh, adorata torre nell'ombra celata, svettante spirale che pungola il cielo, conducelo alla divinità superiore e nel divino concedi a noi la salvezza. Come vedete, qualcuno ha ammantato di rovi questo luogo. Questa cosa ci impedirà momentaneamente di proseguire. Proprio canovaccio iperclassico, eh. E qui, tac, Leda ci lascia un messaggino. Messaggio sulla Torre delle Ombre. Adesso, leggiucchio della maschera, indossamento della maschera e perlustrazione dei pertugi dell'anziana vecchina. Perché ve lo ricordo, che era lei che blaterava. Quindi, allora, inventario, oggetti chiave, sifoni. Qua sarà un casino, avendo già tutti i ricettari, ricordarsi dove sono andati, spiegarvi cose e via dicendo. Ah, come vedete, la lacrima di larva è differente, eh? Quella, cioè, ecco, hanno la stessa funzione, hanno descrizioni diverse, la leggiamo, che è importante. Allora, le leggiamo tutte e due, dai, che così faccio un raffronto che non avevo fatto. Sembrano reni, più che altro. Nucleo di una creatura di imitazione nota come lacrima d'argento. È al contempo un organismo vivente e una sostanza. Ed è per questo che ci permette la lacrima d'argento di respeccare. Materiale necessario all'uovo d'ambra cullato da Rennala, regina del plenilunio, per condurre alla rinascita. La rinascita permette la ridistribuzione degli attributi potenziati dall'avanzamento di livello. Ora, queste le trovavamo su esseri che mutavano forma, quindi imitavano qualcos'altro, che sono i veri mimic del gioco, ok? Invece questa è una creatura di straordinaria rarità che nasce dai sepolcri spiritici e vive una breve esistenza. Non è di carne né di spirito, ma di una sostanza liminale. Materiale necessario, l'uova d'ambra, cullato, da Rennala, regina, eccetera, eccetera, eccetera. Stessa descrizione, ma se vogliamo, questa è l'imitazione di questa. Che è fantastico, se ci pensate. Andiamo a cercare il bigliettino d'auguri di Natale. Sì, Ah, questi vengono resettati, ottimo, grazie. Anche le mappe, perfetto, così, sì, perché giustamente sono oggetti legati a eventi. Messaggio vergato dalla cavaliera del lago Leda, indirizzato a chi segue le tracce di Michella.
Il varco della divinità giace nella torre sigillata dalle ombre. Quella deve essere sicuramente la meta del pellegrinaggio di Michella. Non siamo in Pire, ma dobbiamo trovare la via che ci condurrà lì. Seguirò le croci verso est. Però se le croci sono state disseminate in altro modo, pensateci. Pensateci. Ha effettivamente poco senso. Perché se le croci sono state disseminate, adesso faccio una cosa che avrei dovuto fare da tempo, perché sapete che mi dà fastidio lasciare in giro l'icona anche se non corrisponde ad alcuna runa, perché non le abbiamo più raccolte, però mi fa disordine, quindi sapete che... Ecco qua. Allora, stavo dicendo, andiamo al magazzino della vecchina, indossando la maschera da cane lupo, che ci fa lo sguardo cupo, e poi faremo tipo il babau, ecco. Io veramente ve lo dico con tutto il cuore, sarò fatto male io, ma detesto gli equip strani. Anche se ci gioco, se mi ci diverto, però li detesto. Se avesse avuto una dimensione diversa, un filino più piccola, robe simili, così diventa, vabbè. Copricapo rituale a forma di testa di una belva divina, usato per eseguire la danza leonina, indossato dai migliori tra gli scultori e i custodi. Ahimè, non risponde più alla sincera prece dell'anziana donna. L'invocazione divina accresce l'intensità delle tempeste, oltre a forza e destrezza, ma riduce l'effetto ristoratore delle ampolle di lacrime sacre. Questo copricapo compromette anche la concentrazione. Quindi, il suo, come altri oggetti fra l'altro, compromettono la concentrazione da queste parti, ma è anche giusto che sia così, visto il luogo dove ci troviamo, il senso che hanno e le cose a cui sono legati, però aumenta forza, destrezza, quindi rende i nostri attacchi base più efficaci. Però è veramente brutto sto crapone di cartapesta, veramente non se pole da vedere. Avete fatto bada che la vecchia che dorme rantola più della belva? Scusa, mi è scappata, è che ho mangiato la fagiolata prima di iniziare a fare i video, e sai. Vedete? Ci ha scambiato per il custode Erculeo. Sì. Ha questo legame empatico con la belva, ma al tempo stesso non riesce a percepire che non siamo uno di loro. E si è convinta che questa sia una riscossa, mentre in realtà è una sconfitta. Come si accascia la testa del Silverius, esasperato. Quello lo faremo. Ha parlato di un figlio. My song will I sing in service to thee. E qua ci dà questo incantesimo che praticamente lancia gli spettri da inseguimento. Non fanno troppissimi danni, ma poi è anche vero che io non ho potenziato neanche gli oggetti da lancio degli incantesimi, non essendo incantatore, quindi non è incantevole per me, mi dispiace. Però leggeremo la descrizione. Stavo dicendo, ha parlato di un figlio. Se voi riflettete su chi possa essere suo figlio... Avete visto che ci parla anche mentre non siamo in dialogo con lei, eh? Io questo non lo sapevo, per quello che mi sono fermato, eh. Io non credo che parta un altro dialogo, ma aspetterei un attimo, perché i tempi d'attesa... No, è ancora uguale. I tempi d'attesa potranno essere biblici, in alcuni punti, specie uno. Ok. Allora, a questo punto, lei ci avrebbe dovuto fornire una cosa che...
che non ci fornisce perché ce l'abbiamo già in inventario. Ok? Quindi ora trasliamo laddove dobbiamo andare. Andiamo a raggiungere Freya e quello che dovrebbe essere il figliuolo della Shura. Adesso avete capito perché c'è lo stufato di Scorpione e ci consigliava di consegnarlo a lui? Ah, well, that was a fine bat. It heartens me that another warrior stands among us. I danni all'elmo. Voi vedete danni? Vabbè, che lei abbia un po' la testa bacata ce ne accorgeremo. Questo elmo qua non vi ricorda un pochino qualcun altro? Di un altro gioco? Scrivetelo nei commenti, stavolta non ve lo dico però, Te credo. Feverish and in great pain, I was entirely resigned to death. I was left behind, and only kindly Mikola was good enough to seek me out. My wound was swollen and festering, exuding a most pungent odor. Sul viso ce l'ha. And yet he drained the poison from it, despite my wretched visage. Now, I consider this wound my compass. Oh, proprio niente, eh. No, non c'è un modello sotto. Let us both take kindly Mikola's guide. May we meet again on the battlefield. Do you wonder why the eternally dour fellow keeps his distance? He's one of the tower's horn sent. I can only assume. È un araldo del corno. For his own reasons and carries his own burdens. But we needn't ed è della torre. With his affairs. He too quindi va da sé. Kindly Mikola and guided here. And that makes us allies. We're not gods, you and I. Even if we did manage to dig up the secrets of his past, I doubt our meddling could ever amount to much. Ci dice praticamente di lasciarlo nel suo brodo. May we meet again on the battlefield. Ok, però con lui non avevo parlato con addosso la maschera. Guarda che meraviglia la sua arma. What's this? Do you think me in need of arms? No. But this dish? She's fair of the tower. I remember fondly this kin clad. Quindi questo ci dice che lui è il figlio. Però non se lo ricorda. By my troth, is but a dismal copy. Indeed, I think it rather plain to see. Things once broken can never be the same. Look. Take this for your trouble. My desire not to be. Grazie. Addirittura tre volti della fornace. Però dovrebbe cambiare anche lui la maschera perché mette sempre la manina in posizioni poco. As long as you abide by. Noi in realtà abbiamo un altro stufato rinforzato che ci viene dato alla fine, sempre dalla vecchina. Però non possiamo darlo a lui. E ci saranno nuovi motivi per cui non potremo darlo a lui, non sarà qui. Non è che ve lo spoilero, questo lo scoprirete comunque molto a breve. Come vedete, qua c'è stufato di scorpione prelibato. Quello che abbiamo consegnato noi era semplice stufato di scorpione. Questo che è cotto in brodo nero, piatto prelibato ricco di succulente tenaglie di scorpione, incrementa la resistenza ai danni fisici e ripristina ampiamente punti vita per un periodo. Lo stufato è intriso dei sentimenti e delle idee di chi lo cucina, ma solo in poco sanno cogliere il gusto dell'amore. Abbuffati fino a saziarti. Questa è la ricetta definitiva. Ora dobbiamo andare anche a leggere il talisminchia del bouquet essiccato, perché comunque una sua descrizione che non volevo evitare, e anche questo che mi sono dimenticato l'altra volta. Allora, dotazione cerimoniale degli araldi del corno aumenta ampiamente l'immunità. L'immunità determina resistenza a veleno e marcescenza. Le corna sono preziose per gli araldi del corno, che lo considerano prove della loro condizione di popolo eletto. Solo dalla crescita ripetuta di nuove corna si può ottenere un corno intrecciato, simbolo di supremazia. Che chiulo, eh? Che chiulo. La vita, le volte, proprio fortunato in certi momenti. Il bouquet essiccato era sotto, sì.
se non ricordo male, qui, perfetto. Allora, effimero bouquet di fiori essiccati deposto su un'umile sepoltura. Aumenta la potenza d'attacco quando uno spirito evocato muore. Il dolore scaturito dalla prematura scomparsa di una persona amata è una dolcezza condivisa da tutti, indipendentemente dal luogo di nascita. Bellissima questa descrizione, bellissimo come talismano. E questo ci ricorda un po' anche Dominula, i fiori, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso poi non entriamo troppo nel meccanismo adesso, perché le cose da dire ci saranno pure dopo. Allora, qui intanto vediamo se resettando lo stufato prenderà l'altro. Questa prova concedetemela. Ok, perfetto. Allora, adesso dobbiamo traslare all'altra croce, parlare con Asmoras, perché dobbiamo dirgli che abbiamo trovato una croce anche nel castello, giusto? Giusto, gli dobbiamo segnare sulla mappa laddove non era segnata, e questa non era segnata, e forse non lo sa. Righteous tarnished. Ok. I'm much obliged. As suspected, kindly Mikola has visited the lands which hold the tower. Esatto. And appears intent on wholly dispossessing himself. Preciso. He must be seeking entrance to the Tower of Shadow. Esatto. E quella torre era già sigillata, Righteous tarnished. Ah, non possiamo fare oltre, va bene. Era sigillata da Mesmer, chiaramente. You come, off you enjoy, I like, I like. Vediamo chi indovina chi è dei due il mio personaggio preferito. Tra Moore e Arbach. Ma ce l'hai già chiesto? Sì, però non ho ancora letto le risposte, quindi ve lo chiederò ancora. Allora, hai ampliato un po' il parco macchine qui? Visto che abbiamo un arco e non abbiamo paura di usarlo? Sì, avrei appena speso 11.000 passarune in frecce semplici. E beh, almeno mi evito lo sbatti di confezionarle. Ragazzuoli, abbiamo già completato quasi tutta. Perché questa parte no, chiaramente. Abbiamo completato qui sotto, qui, fino a... No, quella no. O sì? No, quella è un'altra cosa. Cominciano a sovrapporsi le mappe, comincio a rincoglionirmi, no. Qui, quindi direi che tocca andare qui. Quindi torniamo qui. E se dico ancora una volta qui, potete descrivermi vaffanqui nei commenti. E poi vi faccio dono di questa parola che non sapevate. Pronti? Andiamo, sprombattuto. Verso l'infinito ed oltre! Chiaramente io adesso cercherò di andare un filino a sprombattuto verso la prossima Gazia. Ciao prossima Gazia! Allora, questa me la prendo con gioia, perché qua ci sono un nugolo di stronzofori. Ecco, avete capito cosa mi riferivo, col nugolo e soprattutto con gli stronzofori. E io vado a zigozzago, cerco un mago, ma non mi cago. Silver, me lo ignori così? Beh sì, vedete? Altra statua di Marika decapitata, ciao. Ecco qua. E questo è il motivo per cui abbiamo ignorato tutto e tutti, con tutta l'ignoranza di cui sono capace. Vabbè, non serviva una mazza a riposarci, perché meno male non abbiamo affrontato nessuno. Silver, non ti sei tolto il capucchiello? Grazie per avermelo ricordato, meno male che ci siete voi. Come farei senza di voi? Ok. Se non avessi voi, mi toccherebbe aprire un altro canale e prendere un'altra identità e... Che sbatti. Allora, adesso andiamo prima di tutto a far fuori il Balistreros. E qui veramente cominciano i ricordi mesti e tristi, ma non legati a disavventure di gameplay, ma a disavventure vere e proprie. Poi ve le spiego man mano, perché qui si trova un oggetto che ho desiderato tanto. Ah, ci sei cascato, te l'ho fatta, vecchio scoreggione.
Avete visto quello sbuffo fumoso quando è caduto a terra? È perché è il vecchio scorreggione e quindi non è casuale la cosa. Allora, andiamoci a prendere anche le cose che non useremo mai. Tac. Bella lì. Bello de zio. Là. Cioè, ripercorro il ponte in cerca di oggetti, non perché mi servano, ma perché se c'è qualche oggetto interessante che dobbiamo perlustrare assieme diventa un valido promemoria, eh. Allora, ascia da soldato di Mesmer, ok. Qua si comincia a intravedere il fatto che anche di lì si prosegue. Di lì sotto si prosegue, di lì sopra si prosegue, là sopra si prosegue, là sopra si prosegue. Non avete idea, cioè se ce l'avete sono lieto per voi, che vuol dire che anche voi siete passati da queste parti. Bellissimo come ci ignorino se arriviamo dall'altro lato, come non sono tarati per cacarci praticamente. Ecco l'elmo di Mesmer, facciamo così, visto che avevo detto che mi piaceva e visto che abbiamo ancora qualche minuto, me lo metto, leggiamo la descrizione dell'elmo e me lo metto e lo terremo per un po'. Ecco qua, elmo di ferro con visiera indossato dai soldati al servizio di Mesmer l'imperatore. Sebbene ritragga l'albero ombra, la decorazione sulla fronte è incisa in oro. Una magra consolazione perché è costretto ad andare in guerra senza grazia né onore. A me piace un sacco. Poi, voilà, vediamo che i piro insetti qua se la palpucchiano sapidamente. Consiglio se passate da queste parti, molta attenzione perché qua tutto ciò che si muove vi uccide, eh. Qua causa tutto dolore e nocumento. Che c'è da raccattare? Ok. A cominciare da loro. Io ne approfitto per fare un po' prima, eh. Dopo c'è una bella cosa. Torneremo gioiosamente al Qinfu. È una fortuna che il suo attacco missile ci mette un po' a caricarsi e noi abbiamo un'arma abbastanza lesta. Come vedete, pietre da forgiatura, ve l'ho detto, si trovano fino al vomito, ma veramente fino al vomito. Qui c'era forse anche un ricettario. Sono pochi gli oggetti non duplicabili, quindi è probabile che fosse quello, eh. E effettivamente ciò che mi rattrista è proprio legato al ritrovamento di un oggetto, non qui ma nell'altro lato d'accampamento, cosa che probabilmente vedremo nel prossimo video. Ah, che bello, scusate, ah, mi sono scaldato un attimino le chiappine, poteva essere una bella intro per il prossimo video, ma me la sono bruciata così. Ah! Che ragazzo bislacco. Scusate, io ci provo a fare il serio, ma è più forte di me. Grazie. Allora, qui molta attenzione, perché c'era un figufo coi cani fiammeggianti e non aveva paura di usarli, cosa che non avrei nemmeno io se avessi dei cani fiammeggianti, ma eccolo qua. Ecco il cagnetto. Adesso senza un cagnetto come fai? Voilà, guanti d'arme di soldato di Mesmer, troveremo praticamente brandelli un po' tutto il set. E anche l'8, anche il 9, anche il 10, un po' tutto. Ok, allora io perlustro prima di qui perché qui non ha un vero e proprio sbocco, cioè la strada continua ma la nostra direzione è di lì. Però quello appunto lo vedremo nel prossimo di video perché giustamente qua siamo agli sgoccioli e almeno finiamo il perlustro di questa zona. Allora, io giustamente non mi ricordo in quale capanni vi erano oggetti, nulla di indispensabile, perché quello che andava preso l'abbiamo preso, il resto è tutto fleva. Io sbircio sempre per, giusto per cordialità e ospitalità, no? Già che mi hanno invitato in questo luogo,
perché non guardare, non sbirciare dietro le tende. Prendiamo anche delle farfallette. Bellissimo che il piro insetto nero sembri tutto fuorché nero. Sembra molto piro insetto, ma molto poco nero. Allora, qua ci sono dei trogoli imbastarditi che non sono prettamente una festa. Li abbiamo già visti in passato, eh. Sarebbe bellissimo se si menassero tra di loro, eh. Sarebbe comodo. Un suggerimento, ragazzi. Potevate anche prendermi tranquillamente sul serio. No? Ciccia. Sai che ti dico? Almeno così ne becchi due alla volta. Ci pensi un po' di meno. Senti meno la nostalgia di casa, no? Silver, ma che ti azzecca? Nulla. Però. La cosa bella è che voi, giustamente, sentite me che faccio il cretino, ma non vedete che faccio anche i gesti d'accompagnamento, eh? Quando dico Kung Fu, faccio anche delle mosse Kung Fu, per confondervi. Allora. Aia! Ma che sei scemo, ma ti ha insegnato, mamma? Eh? Arriva uno, gli salti addosso, ma vaffansecchio. Che brutte genti, ma non trovate anche voi che sono degli screanzati proprio? Allora, io non mi ricordo sinceramente cosa ci sia di qui, cosa ci sia di là. Si intravedono degli alberi, che ti fa supporre, ma allora potremo andare anche oltre. Sì, figlio mio, potrai andare anche oltre, te ne pentirai amaramente, ma potrai andare anche oltre. Allora, beh, in realtà qua di roba ce n'è parecchia, non so se il di là lo vedremo già nel prossimo video, eh? Perché in realtà qui ce n'è molta e folta. Comunque i simpatici ciuffetti di pelo che escono dalle orecchie rigogliosi. Beh sì, in effetti no, mi sa che ci metteremo un po'. Beh, forse un video potrebbe bastare. Un'oretta potrebbe bastare per il dungeon, per la zona qua, perché poi sì, è a fondo chiuso nonostante. Ah, ammazza la mazza! Scusate, eh! Ma ho anche preso fuoco le chiappine, mi sa. Io sono quello del Kung Fu, eh. Non vi hanno parlato di me. Ho anche l'elmo come il vostro. Perché mi attaccate così a sprombattuto? Puzzo? Non vi piace il mio deodorante al cocomero e erba cipollina? Che persone strane che siete. Non per niente siete morti e neanche ve ne rendete conto, eh. Allora. Qui in realtà ci sono ancora un paio di troll e basta, quindi è per quello che non mi sono avventurato nel boschetto della mia fantasia. Ah, che bello quando andremo di lì. Guardate come si vede il gigantone cariano lì. Zigozago cerca un mago. Allora. Ah, era da qui che si poteva. Oh, boh, è vero, si poteva scendere anche di qui. Urca la balurca, ce n'è un po' di roba da fare, sì, decisamente, mica qui squiglie e non di meno manco pizzillacchere. Allora, quello è sul promontorio, là sotto ci sono i barili che ormai non servono più niente perché abbiamo scofanato lo scofanabile, quindi andiamo a farci lui, a conquistarci il promontorio a sue spese. Madonna, voi dite quello che volete, ma sono questi scorci cromatici in base alle ore che sono veramente meravigliosi. Silver, tutto questo per prendere una runa spezzata quando delle rune non te ne frega niente. Sì, sono un romantico, un nostalgico, un partito del Kung Fu. Là, come avete intuito, qua di gente ce n'è parecchia, eh? Sopra, sotto, destra, sinistra, ovunque. Ovunque, questo luogo prevede anche molte strade per essere percorso. Silver, perché te ne vai? È perché ci dobbiamo salutare e non vorrei diventare un puntaspilli prima di avervi salutato, quindi brindo a voi, brindo le minatiche, faccio i mischioni, mi prendo lo svommo e niente, adesso ci sarà sbronzato e sverrà. Lucio Dores, io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima, se avete ancora la pazienza di sopportarmi. Psicopatici. Vi voglio bene? Psicopatici lo stesso.